What if God was one of us? Just as love, like one of us. Just a stranger on a bus, trying to make his way home. Buon salve e bentornati su No Mamma Ammazzo. Oggi parliamo di Una settimana d'addio, film con Jim Carrey del 2003, richiesto dal grande amico Atex nello scorso video che ho fatto su Sonic. Prima però di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri del canale, di condividere con tutte le persone che amano Jim Carrey e di commentare, voglio sapere da voi cosa fareste voi con i poteri di Dio, voglio sapere cosa fareste a livello egoistico e voglio sapere cosa fareste anche a livello altruistico. Quindi mettetemi due commenti, uno sulle vostre più oscuri tornaconti personali e un altro su qualcosa appunto di un pochino divino, un pochino altruista. Bene, cominciamo. Una settimana d'addio è un film del 2003 diretto da Tom Shediak e con protagonista Jim Carrey, che è costato la bellezza di 80 milioni di dollari, ma ne ha incassati ben 240 solo negli Stati Uniti e altrettanti, pensate che casualità, nel resto del mondo, per un totale appunto di 400 abbondanti milioni di dollari. Ma di cosa parla Una settimana d'addio? Ve lo spiego nella trama. Bruce Nolan, questo è il nome del personaggio interpretato da Jim Carrey, è un giornalista del TG locale della città di Buffalo e fondamentalmente il suo lavoro consiste nel fare i servizi, quelli un pochino più spensierati, quelli che si mettono alla fine del telegiornale, quelli che fanno un po' ridere fondamentalmente. Se siete pratici di How I Met Your Mother, sono un po' gli stessi servizi in esterna che faceva Robin Scherbatsky, all'inizio carriera. I'm a dirty, dirty girl. Questo concetto di ricercare la felicità, la propria realizzazione attraverso la carriera, attraverso il lavoro, attraverso la ricerca di un tipo di lavoro che ci dia un grosso riscontro economico, ma anche un grosso riscontro a livello di prestigio sociale, è un concetto tipicamente americano, tipicamente statunitense, che qua in Italia non è così sentito. Sì, anche noi cerchiamo di realizzarci facendo il lavoro dei nostri sogni, ma se non ci riusciamo e ci reinventiamo in qualcos'altro, che può essere il volontariato piuttosto che un hobby, piuttosto che ci sentiamo comunque felici e nessuno ci giudica male, basta che ci mettiamo tutta la nobiltà del mondo nel fare bene il nostro lavoro, mentre in America c'è un pochino questo concetto, quasi come se ci fossero delle caste sociali snob, che in realtà non ci sono come in altri stati. Il film però ci vuole far capire fin da subito che non la pensa come Bruce su questo concetto del lavoro e della felicità, e come ce lo fa capire? Affiancando a Bruce la sua compagna di vita Grace, che fa un lavoro che è l'emblema del lavoro che non dà sbocchi di carriera, non dà eccessivi guadagni, non dà un prestigio sociale come il lavoro del giornalista, piuttosto che quello del medico, piuttosto che quello di, ma è un lavoro di formazione, cioè quello della maestra d'asilo. C'è un altro parallelismo involontario, perché chiaramente l'ho visto io, con How I Met Your Mother, dove c'è il personaggio di Lily interpretato da Alison Hannigan, che appunto fa invece la maestra d'asilo. Quindi vediamo fin da subito come Bruce e Grace affrontano diversamente la vita e il lavoro. Bruce crede di essere perseguitato dalla sfortuna o, appunto, visto l'argomento del film, crede di essere ignorato da Dio. Crede che Dio non badi a lui, che non lo consideri, quando è chiaro fin da subito, perché lo si capisce da come parla, che non è davvero sfortunato, è semplicemente un vittimista. Anche perché, voglio fare un inciso, in età adulta, ma in generale, non esiste la sfiga. La sfiga è un modo di porsi alla vita, perché ti possono succedere un sacco di sfortune,
ma è come tu ti poni di fronte a quello che ti succede che ti fa sentire uno sfigato, un perdente oppure un vincente. E Bruce in questo momento si sente un perdente, ma è vero, gli capitano alcune cose, ma potrebbe affrontarle in mille modi diversi, in mille modi più costruttivi. Invece li affronta da vittima e si sente una vittima. Tra l'altro, tra i pregi di chi crede in Dio c'è appunto l'affrontare la vita in modo non così vittimistico. Comunque si crede che ci sia Dio che abbia un piano divino e di conseguenza si affronta la vita con questa speranza in più, si affronta la vita in grazia di Dio. Uso la parola grazia di Dio per farvi notare l'assonanza tra grazia, grazia di Dio, e Grace, il nome della protagonista. Quindi Bruce sta vicino a Grace. Bruce, oltre a essere vittimista, è molto self-involved, è molto egocentrico, tant'è che il suo rapporto con Grace non fa un passo successivo proprio perché lui è focalizzato solo su se stesso e sulla propria carriera. Dopo l'ennesimo sgarro al lavoro, Bruce, proprio quando è in diretta, sbrocca per questa delusione e viene licenziato. In quella che è una delle sue giornate peggiori della sua vita, inveisce contro Dio, gli dice che non sa fare il suo lavoro, che dovrebbe cambiare lavoro, e proprio in quel momento viene contattato da Dio. Dio è interpretato da un fantastico Morgan Freeman. Tra l'altro, nel 2003 non era così scontato far interpretare Dio a una persona di colore. Sono sicuro che è stata una mossa, decisa, mirata, e sicuramente avrà fatto incazzare qualche conservatore americano, e hanno fatto molto bene a operare questa scelta, oltre al fatto che Morgan Freeman è un attore della Madonna. Dal momento che Dio si sente preso in causa da Bruce Nolan, decide appunto di prendersi una piccola vacanza e dare proprio a Bruce il suo lavoro, il lavoro di Dio, anche se gli dà comunque una mansione ristretta, gli fa essere Dio solo nella città di Buffalo per qualche giorno, per capire cosa si prova a essere nei suoi panni. E qui assistiamo a una versione divina di The Mask, anche se tecnicamente anche The Mask era divino perché Loki è un dio. Fatto sta che fondamentalmente vediamo quello che è un perdente o una persona che si sente un perdente acquisire dei poteri soprannaturali e raddrizzare qualche torto personale. Questo incip di trama iniziale serve a far scatenare tutte le scene comiche del film, grazie anche alla bravura di Jim Carrey. A complicare tutto questo ci sono le preghiere dei fedeli di Buffalo che Bruce, in quanto dio in carica in questo momento, deve ascoltare e decidere se esaudire o meno. Però ascoltare o leggere in questo caso tutte le preghiere non basta far svegliare Bruce dal suo torpore. Bruce continua a essere egoista e nel suo egoismo riesce anche a rovinare il suo rapporto di coppia con Grace. E anche quando tenta di recuperare l'amore di Grace, comunque non è cambiato da questa rottura. È sempre il solito Bruce egoista. E questa è una cosa che mi è piaciuta molto, perché solitamente in un film del genere, dopo la rottura con la protagonista femminile, il protagonista maschile vede la luce, si redime e cerca di riconquistarla. Qui no, la fase della riconquista è ancora nel torpore più totale del protagonista, perché è ancora inebriato dai poteri divini che gli ha dato il vero Dio. Ci vuole ben altro a far svegliare Bruce, e questo ben altro sono le preghiere dei fedeli di Buffalo. Ma non nel senso che finalmente si mette ad ascoltarle, ma proprio perché non le ha ascoltate e che ha detto sì a tutti i fedeli di Buffalo, li ha accontentati nelle loro richieste. Questo però implica anche il fatto che tutti quelli che hanno richiesto di vincere la lotteria hanno ottenuto la vittoria della lotteria vincendo solo 17 dollari. Questo fa arrabbiare a tal punto i cittadini di Buffalo che scatenano una rivolta e mettono a ferro e fuoco la città. Questo accade proprio mentre Bruce sta per andare in diretta per la prima volta come Anchorman e mentre sta per succedere si rende conto che là fuori c'è il più grosso servizio di Buffalo che ci sia mai stato e lui non è là fuori per documentarlo e qui si rende conto di quanto gli piacesse il lavoro sul campo piuttosto che quello dietro una scrivania, oltre a capire il casino che lui stesso aveva fatto. Qui finalmente Bruce capisce e subito dopo Dio glielo conferma
che non sempre quello che si vuole e quello di cui si ha bisogno sono la stessa cosa. E infatti Dio, per dare a Bruce questo insegnamento, non gli ha dato quello che ha chiesto all'inizio del film, ma lo ha fatto passare per tutte queste vicende. Ed è finalmente qui, nell'ennesima sequenza musicale di cui abbonda questo film, che Bruce mette a posto la sua vita, mette a posto i tasselli della sua vita, sistemando non solo la sua vita, ma anche dando una mano agli altri, non con i poteri divini di cui comunque lui ancora dispone, ma con semplici atti di buona volontà verso il prossimo. Non ultima la sua fidanzata Grace, che finalmente capisce di amare davvero a tal punto che non necessariamente deve tornare con lui, ma vuole solo che sia felice. Inutile dire che è una commedia e che quindi tutto si risolve per il meglio, e vissero tutti felici e contenti. Jim e Bruce. Parliamo un po' del protagonista e dell'attore che lo interpreta e di come ci siano delle analogie tra le loro storie. Questo film del 2003 è il terzo in cui Jim Carrey viene diretto da Tom Shediac dopo Ace Ventura, l'acchiappanimali, solo il primo, e Bugiardo Bugiardo, che è una commedia del 97 che è molto simile come tono del film a questa Settimana d'addio. Questo film è anche sceneggiato da Steve Odekirk, scusate la pronuncia, che è anche il regista invece di Ace Ventura 2 Missione Africa. Ma è anche il primo e unico finora film in cui Jim Carrey è produttore. Nel 2003 Jim Carrey ha alle spalle già i suoi primi film seri, come per esempio The Truman Show, per il quale ha vinto un Golden Globe, Man on the Moon, The Majestic e perché no anche The Cable Guy, il rompiscatole, il suo primo film non propriamente comico che quasi ha stroncato la sua carriera, che però, rivisto successivamente, ha anche il suo perché come film. È solo stato molto impattante vederlo all'inizio, molto diverso dai film precedenti. Jim Carrey in questi ruoli drammatici ha mostrato la sua bravura, però non è mai riuscito a convincere il grande pubblico, ad esclusione di Truman Show. E sicuramente in quel periodo Jim Carrey ne soffriva di questa cosa. C'è un noto parallelismo tra il tentativo di Bruce Nolan di passare da servizi giornalistici comici di second'ordine ha la posizione di Anchorman e il tentativo di Jim Carrey di passare da film demenziali a film di tutto rispetto, film di serie A se così vogliamo dire, della loro frustrazione nel non riuscirci e dell'accettazione alla fine del film, sia credo per Jim Carrey e che per Bruce Nolan, del proprio ruolo e di come il ruolo di far ridere la gente sia altrettanto importante. Come Dio stesso comunica a Bruce Nolan, illuminare la giornata di qualcun altro con un sorriso, facendolo ridere, è un dono da non sottovalutare, è qualcosa per cui essere davvero fieri e per cui sentirsi davvero soddisfatti. E credo che questo sia anche un'illuminazione per l'attore stesso, Jim Carrey, che con questo film ha fatto pace con i suoi demoni interiori, quantomeno quelli della carriera. Ma passiamo ora alle citazioni, citazioni sacre e citazioni profane. C'è subito un Lost in Translation. Allora, in italiano, Bruce Nolan ha come intercalare mi piace, mi piace, mi piace. In inglese invece dice it's good, che significa è buono, è cosa buona, in riferimento alla Genesi, quando Dio creò l'universo e vide che egli vide che era cosa buona. Questo intercalare è volutamente dato al protagonista che poi diventerà Dio. Quando Dio si blocca in diretta alla Maid of the Mist perché ha ricevuto l'orrenda notizia che il posto di Anchorman non è andato a lui ma a Evan Baxter, qualcuno dalla regia dice è una statua di sale, che è un modo di dire quando si intende dire di una persona che si è bloccata. Però una statua di sale deriva dalla Bibbia, più precisamente leggo dalla Genesi 19:25, quando Dio trasforma in una statua di sale la moglie di Lot perché si era girata a guardare la città. Il contapreghiere che Grace regala a Bruce è chiaramente un braccialetto a forma di rosario. Ma non pensiate che questi contapreghiere siano esclusiva del mondo cattolico o del mondo cristiano. Diverse religioni hanno delle collane o dei braccialetti contapreghiere. Una settimana da Dio. Questo è il titolo italiano del film, anche se si evince proprio dal film stesso che Bruce Nolan ha i poteri di Dio da più di una settimana ormai.
E questo perché? Perché il titolo originale era Bruce Almighty, ovvero Bruce Onnipotente, anche se devo dire che in questo caso il titolo italiano è molto più d'impatto rispetto al titolo americano, perché Una settimana d'addio innanzitutto gioca sul termine d'addio come termine positivo, ho passato una settimana d'addio e il termine d'addio nel senso che è davvero Dio in quella settimana, Bruce Nolan. E in secondo luogo gioca sul termine settimana, ovvero mette il numero 7 anche nel titolo. Il numero 7 apparirà molto come citazione sacra all'interno di questo film. Il numero 7 è importantissimo nella religione cattolica cristiana, nella religione ebraica, ma anche nell'antica Grecia e nell'antica Babilonia. Il numero 7 è considerato il numero divino, il numero più vicino a Dio, il numero di congiunzione tra l'umano e il divino. 7 sono i vizi capitali, 7 sono i doni dello Spirito Santo, 7 sono i giorni della settimana che Dio ci ha impiegato a creare l'universo, 7 sono i nani, no, quello non c'entra un cavolo. Bruce, proprio per questo, deve and per andare a incontrare Dio, deve andare al settimo piano nella stanza numero 7. Quando Bruce prende in giro Dio rimandando l'appuntamento della pulizia del pavimento, dice: non ho tempo ora, ci vediamo il 7-7 alle 7-7. Tra l'altro, cosa che succede davvero perché lo ha promesso a Dio, Dio dice: va bene, così sarà. E quello che dice Dio è infallibile, e infatti alla fine del film il 7-7 alle 7-7 puliscono il pavimento. Un altro segno dell'infallibilità di Dio è il fatto che quando Jim Carrey nasconde le dita dietro la schiena per vedere se Dio può indovinare e all'ultimo toglie due numeri, Dio dice 7 quando aveva solo 5 dietro la schiena con le dita, scusate, a Bruce appaiono due dita in più nella mano. E ha sette dita su una sola mano, cosa che fa sbroccare Bruce Nolan a questo punto. Non a caso, anche lì ci sono sette dita nella mano. Poi le citazioni un po' più palesi. Bruce, quando ottiene i poteri, cammina sulle pozzanghere, cammina sul lago Erie, che è il lago di Buffalo, scusate la pronuncia. Questo è un riferimento chiaro a Gesù che cammina sulle acque. Per testare i suoi poteri, lui divide la zuppa. Quando è in ritardo, divide il traffico. Questo è un chiaro riferimento a Mosè che divide le acque del Mar Rosso. Bruce sputa sui teppisti le cavallette o le locuste, non lo so che dir si voglia, come ha fatto anche il sacerdote Imhotep nella mummia. Ma questo perché sono entrambi, riferimenti a una delle 10 piaghe d'Egitto. Le cavallette, le locuste che rovinano il raccolto. Piaghe che Dio aveva mandato agli egizi perché non liberavano gli schiavi ebrei dalla prigionia. Bruce, alla festa per la sua promozione ad Anchorman, ha in mano una brocca d'acqua e la versa in un bicchiere d'acqua riempiendola di vino rosso. Fateci caso. What is God was one of us, canzone che Bruce canta quando incontra Grace dopo che ha ottenuto i poteri divini, è anche la sigla del telefilm Joan of Arcadia, che è una rappresentazione moderna di Giovanna d'Arco. Una curiosità sul libero arbitrio. Dio non può influire sul libero arbitrio, che è un dono che ci ha fatto a noi umani, a differenza per esempio degli angeli che non hanno il libero arbitrio. Proprio per questo Bruce Nolan non riesce a far reinnamorare Grace a comando gridandole amami. Ed è proprio per questo che, secondo me, quando Evan Baxter inizia a straparlare quando ha il suo primo giorno di Anchorman, Bruce Nolan non sta condizionando Evan. Semplicemente Bruce Nolan, e lo si può capire anche dal fatto che con la tastiera modifica il gobbo, ha semplicemente appunto modificato il gobbo telematico e questo significa che Evan Baxter, tutti quegli strafalcioni, quelli dei capezzolini piccini picciò che sono andati in Francia, è semplicemente perché stava leggendo il gobbo modificato da Bruce Nolan, perché non avrebbe potuto fargli dire qualcosa che Evan Baxter non voleva. Diverso il discorso invece per quando Evan inizia a straparlare, che è un difetto fisico, o quando ha il tono della voce più alto o più basso, altro difetto fisico, che può modificare Dio. Citazioni profane! Palese la citazione al Titanic quando Jim Carrey intervista arrabbiato la vecchietta che era la nipote della prima viaggiatrice della Maid of the Mist. A
Altra citazione a Clint Eastwood, questo perché Jim Carrey riesce a imitare con le sue smorfie la tipica espressione facciale di Clint Eastwood ed è una delle sue storiche imitazioni. Se andate su YouTube a cercare le sue vecchie imitazioni di Jack Nicholson, appunto Clint Eastwood e altri attori americani vari. Si dice, ma non l'ho trovato proprio su tutte le fonti ufficiali, ma diverse fonti lo dicono, che la scimmietta da deretano che abita l'antro anale del teppista di strada sia la stessa scimmietta che ha interpretato Marco nella serie TV Friends. Questo significa che la scimmietta ha ritrovato la sua coprotagonista Jennifer Aniston in questo film. Significa anche che Jim Carrey ha lavorato sia con Courteney Cox in Ace Ventura che con Jennifer Aniston in questo film e con Marcel in questo film, lavorando con ben tre attori di Friends, di cui due sono umani. Il film, tra l'altro, nel 2007 ha avuto un seguito, Un'impresa d'addio. Titolo originale Evan Almighty, sequel che appunto riprende dalla Bibbia stessa. Dopo la Genesi, dopo la creazione, c'è l'arca di Noè e infatti nel secondo film abbiamo assistito a Evan Baxter che, redento, costruisce un'arca perché Dio glielo ha chiesto. Su quest'arca, o meglio su questo carro, su questo film, Jim Carrey però non ci è voluto salire e ha fatto bene. Perché purtroppo il film non è all'altezza del predecessore, tant'è che è costato 200 milioni di dollari e è stato un flop da quel punto di vista, non ne ha incassati altrettanti. Non è però dovuto all'assenza di Jim Carrey questo film, io credo che anche con Jim Carrey non avrebbe fatto lo stesso successo questo film, tant'è che appunto Steve Carell ha interpretato benissimo il ruolo del protagonista di questo dio sostitutivo di seconda. Ma proprio la trama, la sceneggiatura non era all'altezza della sceneggiatura di questo film, che ha un significato anche molto profondo, ha degli insegnamenti all'interno in una commedia comunque molto leggera. Parliamo un attimo delle musiche. Siamo nei primi anni 2000 e andava molto di moda in questi anni inserire un sacco di canzoni, quindi non di musiche originali, ma di canzoni con testo e musica, come sottofondo a quello che succede, con anche vere e proprie sequenze musicali. Qua, se non sbaglio, ce ne sono sicuramente tre, se non di più. In altri film la cosa l'ho gradita poco, in questo film invece la cosa è molto gradevole e ci permette anche a noi italiani di incontrare, di conoscere canzoni che non sono famose oltreoceano, ma lo diventano perché vengono trasportate oltre l'Atlantico dai film. Qua c'è l'unica canzone internazionale, è I'm With You di Avril Lavigne, che è quasi ridondante in questo film perché io già la conoscevo prima che in questo film. Invece tutte le altre canzoni che non conoscevo le trovo molto carine, mi ha fatto piacere imparare queste canzoni attraverso questo film. Vi metto magari in descrizione la colonna sonora se la trovo. Parliamo un po' del disegno divino in questo film. Allora, quando ho visto questo film ero molto credente, seppur sempre in modo molto ragionato, non fanatico, ero già in linea con questo concetto di fede che c'è presente in questo film. Un altro film che vi consiglio è Dogma di Kevin Smith, dove è importante praticamente trarre un messaggio da certi insegnamenti e applicarlo alla propria vita. Non perché ci spetta il paradiso, ma perché è giusto farlo. Anche adesso che ho rivisto il film per fare la recensione, quindi l'ho rivisto per voi, e sono totalmente agnostico, ve lo dico tranquillamente, lo trovo ancora un ottimo spunto per prendere i precetti della propria fede senza cristallizzarli, senza diventare fanatici, ma proprio applicarli alla vita quotidiana. Inoltre in questo film c'è un messaggio preciso, cioè quello di: se si vuole ottenere un miracolo, non si deve stare con le mani in mano ad aspettare che Dio faccia un miracolo, ma bisogna essere il proprio miracolo, bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Questo è un fantastico messaggio, quello appunto di prendere la propria vita e farne un capolavoro. Questa citazione, per esempio, è di Papa Giovanni Paolo II. Io vorrei dedicare questo video al mio grande amico e catechista Andrea, che ha saputo mostrarmi il divino nella vita di tutti i giorni. Bene, io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine di questo video. Per ringraziarvi, voglio farvi vedere un antico reperto, un mio video di quando avevo 20 anni, in cui con un ombrellino in testa nel quartiere Trocadero di Parigi ho voluto imitare Jim Carrey nella famosa scena,
delle cascate del Niagara di questo film. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci. È come se l'intera vita si stesse erodendo sotto di me. Erodendo! Erodendo!